Alle volte si potrebbe avere la risposta alle nostre domande, anche a domande pressanti, importanti per la nostra esistenza. Persino la risposta potrebbe essere verbalizzata da noi, espressa in maniera compiuta, ma non è detto che la risposta sia fatta nostra. Ci possono essere mille motivazioni utili a spiegare ecco, il perché di qualcosa di simile. Spesso capita che possa frapporsi tra noi e la risposta un muro. Resistenze che è opportuno vincere con l'aiuto della verità. Magari sappiamo davvero cos'è bene per noi, però è difficile ammetterlo. Si tratta di discutere alle volte le proprie certezze. È difficile, perché la propria certezza spesso viene considerata da molti quasi alla pari del nostro io. Discutere una certezza sembra quasi discutere noi stessi. Mentre in realtà l'uomo cresce avendo il coraggio di mettersi in discussione. Se l'uomo non si mettesse mai in discussione, come potrebbe evolvere? Come potrebbe maturare? E poi interessante, ecco, un passaggio del Vangelo di oggi in cui Gesù dice agli apostoli che uno di loro l'avrebbe tradito. Giuda si rivolge a Gesù chiedendo se sia lui il traditore e Gesù gli risponde: tu l'hai detto. C'entra questo col discorso iniziale? Giuda pone una domanda, non fa un'affermazione, non dice io sono il traditore, ma Gesù gli risponde dicendo tu l'hai detto. Sembra strano. Il punto è che nel formulare quella domanda, è come se si stesse facendo largo, ecco, una posizione all'interno di Giuda. Un momento di autoconsapevolezza e in realtà di autoaccusa. Più che una domanda, è uno sguardo sulla realtà. Solo che invece di accogliere la risposta di Gesù, di fatto la allontana. Preferisce non guardarla, non farne tesoro davvero. Perché vuole essere traditore. Preferisce la comodità di rimanere indiscusso di fronte alla propria coscienza morale. Preferisce la comodità del denaro ricevuto per tradire Gesù. Allora può capitare che le nostre certezze alle volte siano messe in dubbio dagli eventi, dalle parole che possono rivolgerci le persone, dalle parole che noi stessi possiamo rivolgere a noi. Ed è importante cercare di
valorizzare, tesaurizzare questi dubbi. Alcuni dubbi, attenzione, è bene dirlo, bisogna starci molto attenti perché se viene il dubbio nei confronti di un punto di verità, nei confronti di qualcosa di davvero importante in positivo. Ecco, tripolazioni importanti mi possono seguire. E allora è bene sfruttare questo dubbio per cercare di rafforzarsi nella verità e non di abbandonarla. Altri dubbi invece vengono magari perché sono degli strumenti per guardare in faccia la realtà, per cercare di guardare oltre lo scenario presente, per porsi degli interrogativi su possibili alternative, su modi diversi di condurre la nostra vita. Ci sono dei dubbi sani, volti a inchiodare le nostre resistenze, facendoci guardare la verità. È chiaro che però l'uomo può decidere di rimanere al chiuso, ecco, della comodità per l'appunto di proprie resistenze, perché è più facile. Oppure può decidere di fare il salto. È utile a tale scopo per fare questo salto. Provare con tutto il nostro cuore a desiderare, a volere, a cercare la verità. Già il profondo desiderio di guardarla in faccia, di comprenderla, il profondo desiderio di, ecco, lasciarsi mettere in discussione dalla verità. Ecco, già è un inizio, ma anche la sana accettazione del fatto che non siamo autosufficienti, non bastiamo a noi stessi, che non possiamo darci il bene da soli e che ogni cosa buona abbiamo ricevuto. Ecco, questa consapevolezza che la bellezza, la verità, la libertà ci è donata è importante perché ci rende figli capaci di metterci nelle braccia di Dio, pronto a sorreggerci, a cullarci, a sostenerci, a educarci. E quindi, per concludere, è utile provare a discutere le proprie certezze, stando ben attenti a non incidere sui pilastri che governano, ecco, l'agire secondo verità, ecco, laddove noi siamo certi, ad esempio, che l'amore è importante, laddove siamo certi che la libertà, che la verità, no? Che la misericordia sono motivi di vita.
Non ne vale neanche la pena metterli in discussione. O se proprio viene fatto dall'uomo, è opportuno cercare di seguire un percorso che ci porti a comprendere più in profondità le cose senza però abbandonare la preziosità dei doni che abbiamo ricevuto. Però quelle certezze invece, che dovessero essere disfunzionali rispetto alla vita, che segnalano delle strutture interiori, magari di peccato o delle durezze interiori, dei punti freddi o dei punti troppo eccessivamente iperbolicamente caldi. Ecco, quando ci rendiamo conto che c'è qualcosa del genere, allora il dubbio può essere la porta verso qualcosa di positivo. Tutto questo discorso chiaramente va inteso alla luce di Dio. È Lui che deve condurre i nostri passi. Altrimenti rischiamo di cadere dalla verità all'eresia. O rischiamo di cadere nel dubbio iperbolico. Rischiamo di farci del male da soli. Ma se Lui è a condurre i nostri passi, allora possiamo andare avanti, tranquilli, affidandoci a Lui.